Sì, non mi sembra affatto una stupidaggine, nel senso che tutte le grandi eventi, una pandemia, cioè chi avrebbe mai pensato una roba del genere, no? È una cosa che collegavi, tra l'altro dimenticando invece la grande febbre spagnola del 19, però è una roba che collegavi al Medioevo, no? Queste cose. Invece questa grande pandemia, che è anche accelerata proprio dai nostri sviluppi tecnologici, all'inizio è stata vista anche in chiave per certi aspetti religiosi, no? Ah, ecco, adesso la grande conversione, cambieremo tutti per uscirne migliori. Invece gli esseri umani sono fatti sempre più o meno allo stesso modo, per cui c'è questa cosa. C'è anche il grande evento che però, ecco, se mi permetti una cosa positiva a tenerla, è il grande evento che ti obbliga a riflettere su delle cose, a ragionare su delle cose. La guerra l'ha fatto, lo fa anche la pandemia. Non puoi non riflettere su come mai è stata così veloce, come mai è stata così devastante, come mai da cosa è originata, qual è la tua idea di natura e come cambiarla. Sono tutte cose su cui gli artisti dovrebbero riflettere e cominciare a raccontare storie su queste cose qua. E anche l'impatto climatico, no? È una cosa che fino adesso non è mai stata più di tanto al centro dei racconti, invece adesso entra di prepotenza, come è giusto che sia, perché se non riflettiamo noi, se non raccontiamo storie noi su questa cosa, chi lo fa? È il nostro mestiere. Di certo non possiamo perdere l'occasione per riflettere su cose importanti, sul nostro lavoro, sulla nostra arte e su come rendere a tutti chiaro che siamo importanti per la società in qualche modo. Ecco.